E guattè a tutti ciurma e benvenuti da Giacchino in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors. Vi ricordo ragazzi che è importantissimo il vostro sostegno con i like, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa avevamo dato inizio al gioco di ruolo dal vivo che è stato organizzato principalmente per Ethan, chiaramente, il quale però ci ha confessato che si sentiva troppo triste, si sentiva obbligato, specialmente da sua madre, dagli atteggiamenti di sua madre, a comportarsi come lui non si sentiva di volersi comportare, nel senso fingere di stare bene, perché quello che ci ha detto è che appunto non sta bene, ovviamente si sente triste, si sente angosciato per quello che è successo e si sente di sicuro anche in colpa. Però quello che noi gli abbiamo potuto dire è cerca di divertirti, ma non sentirti obbligato a divertirti, quindi tu fa come ti senti. Quindi la volta scorsa eravamo arrivati qui, ragazzi, Nothing to admit. avevamo It's just facts. sconfitto appunto Being il scary troll definitely ruins e a battle quindi advantage. abbiamo due gemme su tre e per recuperare la terza quello che dobbiamo fare ragazzi è recuperare una I squama di wonder how Riley's pesce, doing mi with the sembra, USB. appunto per poterla scambiare al negozio di dischi con Steph's still waiting Steph. for us to find her that Esattamente, magical esattamente, fish Alex, era scale. quello che stavo per dire, come stavo per dire che appunto Riley, ragazzi, nel frattempo sta That alley decodificando, goes to the river. ok, decodificando la chiavetta che avevamo Fish live in rubato. rivers. Appunto, cazzo, fammi parlare! La chiavetta che Would avevamo you rather rubato. be scared? Quanto siete chiacchieroni oggi? Riley sta cercando di decodificare, appunto, non ci dimentichiamo, la chiavetta che avevamo rubato a Diane riguardo la Scary or Typhon. good looking? Quindi andiamo di qua. Shh, they're here. Sì, siamo Woe is qua. me. Oh! Woe is me. Che tragedia, che è No, my love successo? has been slain by yonder river Ok, monster. guarda caso un mostro di Where? fiume, quello che ci Just down serve. the yonder Te non eri alley. morto, che diavolo fai ancora Near the vivo? river. Alas, alas. Oddio, metapina, aiuto, aiuto. Te devi essere morto, quindi sta giù. Fingi bene, per la miseria almeno. Ragazzo morto, viva la coerenza che parla. Ottimo, veramente ottimo. Ammazza, ma c'è il dono dell'ubiquità, sto ragazzo. Un attimo fa Some era in un kind of posto. snake? Non lo I so, sarà un serpente guess. de fiume, una mezza specie di serpente pesce. Non lo so, ma l'HP. Ed eccolo qua. Ok, quindi combattimento all'ultimo sangue per Do we riuscire have to a fight it? recuperare questa Why benedetta wouldn't we? squama di pesce per poter fare appunto lo scambio. Quindi è carino, è carino. I mean, it's kind of cute, isn't it? And not goofy looking at all. What are you Ma non farmi quello talking about? sguardo sbarazzino. Che tenero. Ci ha ringraziati, ci ha ringraziati. Vabbè, dai, bandai ciance, How can ragazzi. it attack? Su, ci abbiamo una What do you want to terza do? gemma da recuperare. Forza, combattiamo. Che Whatever. diamine. Let's just fight it. Esatto. Bring it on, snake meat. Viscidone. Ok, allora, questo essendo il terzo boss, chiamiamolo così. Ovviamente suppongo che sarà un pochettino più tosto, per cui nel frattempo diamoci una Healing curatina serenade. perché Plus ci one vedo health to un us. pelino in difficoltà. Vai Ethan, dacci sotto, iniziamo con una semplice Oh, pugnalata. Ok, two damage. ottimo. E vediamo un attimino di cercare di far fuori questo Two biscione damage. di fiume. Quindi direi di curarci di nuovo perché Healing se no, serenade. appunto, le cose Plus one potrebbero health to diventare us. complicate molto presto. E via Ethan, che c'è di attacco pure attacco d'ira, usiamolo. Strike of wrath. Bam! Three Ah, damage. wow, semplicemente 3 punti di danno senza andare a Stinging colpire venom. Alex. No, mi ha I'm avvelenato. poisoned. Maledetto Ow. viscidone, mo ci Poison vuole. Perché mi damage. avveleni, cazzarola? Curiamoci a più non Healing posso nel serenade. frattempo. Plus one health to us. E continuiamo ad attaccare a più non posso con Ethan, come se non ci fosse un domani. Forza di pugnalata, un'altra volta. Infilzalo nelle budella, mi raccomando. Subiamo st'ennesimo attacco. Ancora su Alex, che Two tra l'altro è damage. ancora avvelenata. Quindi, Ow. esatto, perderà pure un Poison altro punto damage. vita. Quindi, di nuovo, Alex non può fare altro che curarci, Healing ragazzi. serenade.
plus one health to us. Ok, perfetto. E di nuovo Ethan, esplosione di fuoco. Direi di no, perché Alex è già un po' sta un po' in mano a Cristo, quindi andiamo avanti di pugnalata. Two damage. Ok, ecco qua. E ai. Ottimo. Two damage. Io direi di riusare. Sì, poison di riusare damage. La cura, ragazzi, siamo obbligati. Quindi curiamoci, chiaramente, prima di finire troppo nella merda. E di nuovo Ethan, ti toccherà di nuovo pugnalarlo nel di dietro. Quindi via, altri due punti di danno, però dovrai cadere prima o poi, no? Arriva il tuo momento prima o poi, ancora no. Mazza, è resistente il bastardaccio, eh? Poison damage. Minchia, avanti tutta, di nuovo. Plus one health to us. Di nuovo serenata curativa e Ethan di nuovo una bella pugnalata nelle chiappone. Two damage. Ok, ce l'abbiamo? Vai giù, crolli. Oh, niente. Two niente damage. Da fa, non c'è sta niente da fa oggi. Ow. Questo. Poison damage. Mamma mia, Alex è sempre in mano a Cristo, forza, healing curati serenade. Di nuovo. Plus one health to us. E arriverà il momento, no? Che diamine. Vuoi crepare sì o no? Che abbiamo un'avventura da finire. Oh, finalmente è arrivato il suo momento. Stramazza al suolo, agonizzante. Agonia, rantoli. Yes, ce l'abbiamo, signori. Ecco il suo bottino. Esatto. Perfetto. Quindi abbiamo acquisito una nuova abilità, ragazzi. Disarmonia orrenda addirittura. Provoca 3 punti di danno. La bellezza di 3 punti di danno e può essere usata solo una volta, chiaramente, in battaglia. Ma la squama del pescione dov'è? È quella? Appositamente già inserita in una scatolina nel suo involucro. I found the fish scale. Ottimo, ottimo, ottimo. Così non dobbiamo fare altro che correre da... dalla Shakshi strega e scambiare questa squama con la pietra che ci serve, chiaramente. Effettivamente nah, sì. Cioè, oddio, no. Oddio, sì, oddio, no. Da un lato sì, da un lato no. Insomma, era tanto carino e cheapy, però. Cioè, ma buttata addosso il veleno, ma avvelenato tipo per 10 turni. Quindi direi che non mi è dispiaciuto. Perfetto, quindi ragazzi, torniamo qui dalla strega Shakshi e scambiamo finalmente questa benedettissima terza pietra. Yes! Ehi, step! Eccoci qua di ritorno, non ci aspettavi, eh? Non ti aspettavi di rivederci così presto, forza! Ecco qua, ecco la tua stupida squama, guarda. Forza, dagliela, 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 fagliela vedere. Ta 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 ta! One magic fish scale. Impressive. Well, then here's my end of the bargain. Oh, yes. Grazie. Wow! Ah, tu non ce la dai nella scatolina? No. No, la scatolina non era inclusa nel baratto. Va bene, dai. Importante è avere l'ultima delle tre pietre. We've got all three. Sì, ok. Quindi quello che dobbiamo fare adesso, io gli ho spezzato la frase in gola, è tornare appunto dal re. Andiamo, Ethan, forza. Ammazza quanto è contento. Vabbè, cioè, nel frattempo... pare si stia divertendo, comunque è piacevole sta cosa. Nel senso che almeno magari così si svaga un po', ragazzi. Ok, ci siamo, perfetto. Allora io direi... No, io direi di tornare direttamente... Esatto, esatto. Alex mi toglie sempre le parole di bocca. Di tornare e volare direttamente dal nostro re che ci sta aspettando con tanta, tanta impazienza. Oh, qui c'è una pergamena tra l'altro. Me la so persa. Cos'è? Ah, dell'agilità. Ah, ok. Si può usare per fare una schivata. Yeah. Ottimo. Va bene. Direi di continuare da qui. Il giro dovrebbe essere questo. E c'è un dollaro. Un dollarone per terra. I swung over the top once. No way. Prove it. I'll give you a dollar if you can. I did! And
have to prove it. I'm gonna tell my mom you called me a liar. Do it, dude. I dare you. E quindi alla fine il giro l'ha fatto davvero e il dollaro gli era dato giusto per. Vabbè, comunque. Charlotte. Oh my god. Che carina. It's my mom. Feanor, the monster slayer. You've come at last. Do you remember me from your past adventures? You're Netheria, the forest spirit. You have done well on your quest. The forest notices. She offers a treasure for you to claim. Look, there. Addirittura un tesoro. What is that? Siamo degni di ricevere un tesoro da parte della foresta. Spettacolo. Di che tesoro si tratta? The Sky Sword. It's the Sky Sword power. Excalibur, imbecille. It's exactly the same as I drew in the comics. Quello era un altro video. It's got the pincer and the same grip, and it's got this part for the jewels. How do they do it? Non lo so, l'hanno fatto. Ci sono riusciti, beh. Really take it? Certo, è quello che ha detto Noteria, infatti. Of course. Netheria said so, right? Mm-hmm. Okay. Wow, che precisione. Oh. Oh shit, man. Oh shit. Talmente grande la sua felicità che ha dato largo spazio alla propria immaginazione. Bella sta cosa. Wow. Beh. Bard, a song if you please. Ovviamente, ma se subito sono qui apposta. Cantiamo della profezia che finalmente si è avverata. The prophecy is fulfilled at last. Now Feanor's might is unsurpassed. C'è qualcun altro che se la ridacchia. Direi però che non è amichevole. E probabilmente non ha buone intenzioni. Direi proprio di no. No. No, non ne ha. Oh, shit. A te guarda un po' chi si rivede. Bello re casa. And the jewels. Matteo Scorb, sai quante ne abbiamo dovute fare? I should have known King Tabor was you all along. Ah, ci ha ingannati. You have collected the jewels I need and brought them right to me. Questo t'ho portato. Guardalo. Ti piace? Te incoraggia Feanor. We've gotten this far. We can beat him. Esatto. Ce la possiamo fare. Ti ho detto di no. Rompiscatole. Ma te la prendi tu, va. Ok ragazzi, questa è la boss fight finale. Ed essendo nell'immaginazione di Ethan, hanno reso il tutto più epico, mettendoci anche effetti sonori tipo alla Final Fantasy. Spettacolo. Allora io direi, visto che ci siamo, intanto di curarci. Wow. Spettacolo. Allora, andiamo Feanor. Vai di attacco d'ira, ecco, visto che ci siamo. Che almeno già li toglie un pochino.
Ouch! Tu sorella, perché non mi abbrustoli i marshmallow che mi devi rompere le palle a me? Ma non ho capito. Healing serenade. Via di serenata curativa, di nuovo. Wow, adesso sbocciano pure i fiori, che spettacolo. Andiamo avanti, le pugnalata. Poi quando abbiamo abbastanza vita usiamo quell'altro attacco di... Dita. Oh cazzarola. Che mi hai fatto? Che gli hai fatto? A pezzo di merda. Ok, continuiamo a curarci. Ah! I summon the fury of hell! Che c'è dei vacula? Death to all who defy me! Oh! Assoreta. Healing serenade. Questo ti è chiaro? Assoreta. Proprio così, con tutto l'affetto del mondo. Andiamo avanti. Attacco di nuovo. Io direi di andare di nuovo di pugnalata, ragazzi. Se non ci curiamo abbastanza, non posso rischiare di togliere altri punti ad Alex, chiaramente. Aia, di nuovo tua sorella. Allora, io direi, usiamo la disarmonia orrenda, che almeno gli toglie tre punti. Spettacolo. Ok, minchia, siamo a metà. Porca miseria. Allora, esplosione di fuoco. Andiamo, va. Nel momento. Boom, pure a te. E tolgo un po' pure ad Alex, mi dispiace. Che cazzo. E te pareva. Porca miseria, siamo nella merda, ragazzi. Proprio tranquillamente nella merda, eh. Mannaggia la cincia allegra, mannaggia. Allora, direi di sì, di andare di pugnalata di nuovo. E piantala con sti arrosticini qua, con sti carboni ardenti. È un po' rotto, già te lo ripeto, è rotto i coglioni. Te lo dico proprio con tutta l'amore, l'affetto e la pazienza del mondo. Hai rotto i coglioni. Ok, curiamoci un po' sta serenata curativa, poi utile quanta carta igienica vetrata, direi. Però vabbè. Continuiamo a dargli addosso il più possibile. Ho paura, ragazzi. Spero davvero di resistere fino all'ultimo. Anche se la vedo un po' difficile a sto punto delle cose. Curiamoci di nuovo, anche se Ethan è in mano a Cristo pure lui. E niente, andiamo di nuovo di pugnalata. Non so se sarà bastato. No, infatti. No! Infatti non è bastato. Mi mancherà un ultimo colpo. No, resistete, ragazzi. Non mi abbandonate adesso, vi prego. Forza, dai, è l'ultimo colpo. E ce lo togliamo dai piedi. Oh, ecco fatto, a posto. Meno male. Wow, è stato epico. That last fight was epic. Wow. Yeah, but the best part was finding. Shit. Gabe's dead. Gabe's dead because of me. It's my fault. I killed Gabe. I killed Gabe. I killed Gabe. Ethan? Listen to me. It wasn't your fault at all. It wasn't. Okay. It wasn't. Purtroppo, cioè, una situazione abbastanza complicata, nel senso che uno potrebbe pensare, se Ethan non fosse andato alle miniere, non ci sarebbe stato bisogno, insomma, di Gabe e degli altri su alle miniere, e quindi
tutto questo non sarebbe successo. Il punto è che questo sì può essere vero, però a prescindere da tutto, comunque Gabe aveva fatto in modo di evitare che accadesse una tragedia e la Typhon se n'è altamente sbattuta, quindi la colpa è di chi noi sappiamo, chiaramente. Di nessun altro, né di Ryan, né di Alex, né di Ethan. Sappiamo di chi è la colpa. Charlotte? Back here. Ok. Siamo nel negozio di Charlotte, chiaramente, si era capito. Wow. Con un artista. Hey. Thanks for coming. Of course. Ethan's dad already picked him up? Yeah, they just left. I just wanted to thank you. Ethan needed today. Beh, sicuramente sono felice di essere stata utile. It was a group effort, but I'm glad I could help. He thinks the world of you, you know. After everything, I think you're sort of his hero. He's sort of mine. How creative he is. You must be so proud of him. He was so thrilled to see you show up with the sword. I think that was mostly about the sword. Maybe. But I think he was happy to see you in his world. Infatti. Sorry. I'm sorry. I'm okay. Charlotte? God, Alex, don't mind me, okay? Just a lot going on. Non oso immaginare, ragazzi, cosa avrà dentro in questo momento, perché deve avere un tornado di emozioni e di pensieri che sicuramente le rendono la vita difficile. Non devi scusarti, chiaramente. Don't mind you at all. Do you want to talk about it? You're really sweet, but I'm okay. Thanks for swinging by. I'll see you at the festival. È chiarissimo che non sta bene. Quindi, cioè, stai bene per davvero? Charlotte, I can tell some... Said no! Fuck, don't you listen? Was a mistake. Aiuto. Where did that anger come from? È arrabbiata, ragazzi. Sembra una rabbia bella intensa. Direi di dare uno sguardo veloce ai messaggi. Vabbè, qua c'è un messaggio da Mac. Vorrei che non fosse andata così. Non volevo che qualcuno si facesse male. I litigi tra me e Game non c'entrano niente. Sì, fammi un favore, non metterti nei casini con la Typhon. Sono peggio di quello che pensi. Dove sei, non c'è bisogno che tu lo sappia. Prenditi cura di Riley per me. Ciaone. Ducky, è stato un immenso piacere partecipare al gioco di ruolo dal vivo di oggi. Quante pucci. E Steph che vuole? Ti meriteresti un Oscar per il miglior bardo della storia. Che tenera. Beh, dopo aver smorzato proprio per un secondo la tensione, direi di analizzare la rabbia di Charlotte. Thank you.
anger is so intense. Maybe there's something here that can tell me why. Non è mai piacevole, ragazzi, ovviamente, analizzare questo tipo di emozione, perché sono cose che fanno male, ovviamente. Quindi cerchiamo, Gabe, una spiegazione. It's your fault. Why would you teach me to need someone again just to go and leave me all alone? Ce l'ha con Gabe. E mi sembra assurdo che possa avercela con quella che è stata una vittima di un terribile incidente. Però, ragazzi, appunto, non è mai giusto giudicare le emozioni di un'altra persona, perché non potrai mai capirle e non potrai mai capirne le motivazioni, perché non sarei mai quella persona. Quindi a me sembra assurdo che lei ce la possa avere con Gabe, ma non è facile capire certi pensieri, ragazzi. Ryan, it's your fault. You were supposed to protect us. Why couldn't you? Con Ryan, perché chiaramente dice era compito tuo di proteggerci e non l'hai fatto. Alex, it's your fault. Everyone loves you, but I can't look at you without thinking about how fucked everything is since you came into my life. She's so angry at everyone around her, but there's something else here. Anche registicamente, ragazzi, sto gioco è spettacolare, secondo me. Comunque, appunto, come Alex giustamente ha notato, ce l'ha con le persone che la circondano, ma c'è qualcosa che ancora manca. Scopriamo cos'è. Wrong with me. I can't let myself feel this way. When did I become such a fucking monster? Ethan, it's your fault. Why couldn't you just fucking listen? You're angry at him. At Ethan. You blame him. I'm a bad mom, Alex. Charlotte. Charlotte. I hate my son, Alex. He's sweet, and he's creative, and he's the most important thing in the entire universe to me. And I hate him. For so long, it was just me and him. It took so long to learn how to be okay with that. And I was. But then, Gabe. I can deal with hating Ryan, or you, or even Gabe. But Ethan, if he had just listened, Gabe would still be alive. It all comes back to that. È quello di cui parlavamo poco fa, ragazzi.
Chiaramente, il primo pensiero che sorge è: se Ethan non fosse andato alle miniere, tutto questo non sarebbe successo. Però, a prescindere da questo, come abbiamo detto, nessuno di loro è stato responsabile di quello che è accaduto. Però, chiaramente lei, ragazzi, in preda alla rabbia, e spesso quando si è in preda alla rabbia non si riesce a ragionare in maniera lucida e razionale, ovviamente. A mio avviso sia i sentimenti che le azioni sono importanti, però penso che alla fine, per quanto i sentimenti contino, sono le azioni che parlano. None of that makes you a bad mom. No matter what you're feeling, you always give Ethan what he needs. That's what matters. None of it fucking matters. He's dead. I wish I were too. This anger could kill her, and nothing I'm saying is helping. What if I could just take it away? I can do it. I can take her anger from her. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can, should I? E qui, ragazzi, la prima volta che l'ho giocato, non ho impiegato tanto tempo per fare questa scelta e ho deciso di prendermi la rabbia di Charlotte, pensando chiaramente di farle del bene. Però poi, riflettendoci su, mi sono pentita della scelta che ho fatto. Perché? Perché è vero, questa rabbia la sta uccidendo, però si tratta di una delle fasi che si devono affrontare quando si perde qualcuno. Tutti sappiamo che ogni fase è principalmente caratterizzata da un certo tipo di emozione. Prima magari c'è il vuoto, poi c'è la tristezza, poi c'è la rabbia, insomma ci sono appunto vari step da dover affrontare, da dover superare, per poter poi alla fine poter raggiungere una sorta di serenità, anche se a volte non la si raggiunge mai del tutto, chiaramente. Però sono comunque fasi normali, fasi psichiche normali che si affrontano quando si vive una perdita. Ed è giusto che ci siano, ed è giusto che quelle fasi si superino. Quindi privarla della sua rabbia le toglierebbe qualcosa e le farebbe mancare un pezzo. Un pezzo che comunque appunto deve essere una base per una rinascita. Deve essere una base per superare il lutto, il trauma, la perdita. E quindi privarla di questo non sarebbe giusto. E non abbiamo il diritto di farlo, appunto. Quindi chiaramente questa volta sceglierò diversamente. I can't. I'm sorry, Charlotte. Rassicurarla non so quanto potrebbe essere utile. Non mi va neanche di non dire niente, quindi mi scuserò con lei. I wish I could do something. That makes two of us. Non è mai facile affrontare situazioni come questa. Is Typhon run by the Illuminati? That would explain the conspicuously triangle-shaped logo. Boom! Finally cracked it.
Allora, ragazzi, io suppongo che il checkpoint ci farà ripartire da qua, quindi non vado avanti perché ci sono appunto certi momenti, ragazzi, intensamente emotivi e non è mai facile appunto approcciarsi a questi momenti perché, cioè, ragazzi, io lo sapete, essendo una persona molto empatica, mo ci vuole, mi immedesimo molto in quello che vedo e quindi mi rendo conto che anche proprio nella realtà non è assolutamente facile approcciarsi ad una persona che si trova in uno status mentale simile, che è molto difficile riuscire ad avere a che fare con una persona che appunto sta attraversando un certo trauma emotivo e deve essere terribile comunque, a maggior ragione appunto non sapendo tanto come doversi comportare. Niente, oggi è successo questo. Io non so neanche, appunto, ovviamente adesso che conseguenze avrà la scelta che ho fatto su Charlotte, perché io ho fatto l'altra scelta la prima volta. Quindi è anche per questo che è bello, ragazzi, rigiocarsi questi giochi. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!